Scusate, grazie. Allora, il tavolo gruppo comunicazione che dovrebbe occuparsi di mettere su qualcosa di decente per il 30, attualmente abbiamo fatto abbastanza poco, lo dico subito, però vi dico le idee base. Allora, le idee base sono queste. Il 30, quando si andrà in piazza, bisogna andare in piazza ovviamente non per noi che siamo convinti, ma per due tipi di persone. Cioè per le persone che hanno dei dubbi e in cui bisogna instillare un dubbio, e per i giornali e per i giornalisti che devono poter riportare in breve, in modo chiaro, quello che diciamo, in modo che possa il messaggio arrivare il più possibile fuori. Allora, le cose a cui stiamo pensando sono queste. Allora, intanto, voi lo sapete, c'è prevista una lettura di testi. Scusami, è stata già stabilita la piazza? Sì, piazza Santi Apostoli, nella assemblea dell'altro giorno. La lettura di testi. Allora, la lettura dei testi, il problema sarà scegliere i testi, e ce ne stanno già un po', scegliere le persone, e la prima cosa sarà che uno deve stare in piazza e quindi deve parlare alle persone con il rumore del traffico sotto e con del rumore ambientale. E come diceva Gabriella Magnano, per non fare l'errore del, mi pare fosse l'Italia dei Valori, quando ha fatto la cosa all'Argentina, per cui c'è, no scusa, quello che fosse, una cosa simile fatta all'Argentina sulla giustizia, in cui c'era il rumore del traffico, la gente non si sentiva, era organizzato male ed era assolutamente inutile far parlare le persone. Per cui una delle cose sarà far parlare le persone e uno si deve far sentire a 20-30 metri, se mi sentite bene, se no non posso leggere niente. Poi le cose da leggere, ci sono dei testi bellissimi, devono essere i testi per cui la persona passa e si ferma, o a sentire il testo o a sentire il pre e il poi. Io volevo leggervi un brevissimo testo, me lo sono dimenticato, poi lo metterò in rete, di Orwell, a proposito della memoria. Allora, ve lo ridico a braccio proprio in breve, tanto in due minuti. Allora, il Ministero della Verità si preoccupava di ricreare la verità, perché se un ministro aveva detto che si sarebbero abbassate le tasse e poi le tasse invece venivano aumentate, allora quello che si faceva era prendere i giornali, ritirare tutti i giornali che stavano in giro, e riscrivere il pezzo e semplicemente far apparire che il politico aveva scritto che le tasse può darsi che fossero state aumentate nel futuro, e così via. E tutti i libri venivano riscritti e i giornali andavano riscritti. Ovviamente Orwell lo dice molto bene, ma uno legge una cosa del genere e dice: questa è fantascienza. Beh, dipende, no, non è fantascienza. Perché per esempio qua c'ho delle prime pagine dei giornali dell'88 in cui c'è scritto mafia, camorra, politica e finanza, Berlusconi cosa nostra e cosa nostra, cavaliere, risponda e potrà scagionarsi. Oppure baciamo le mani, in prima pagina ci stanno delle foto, Totò Riina, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, Giulio Andreotti. Bene, questo giornale è la Padania. E queste sono le prime pagine. Queste qua non stanno più in rete, sono sparite, perché questo è quello che sta succedendo. Cioè la memoria si sta facendo sparire anche dal punto di vista pratico. Queste qua si trovano solo se uno, a parte che si trovano a questo punto in rete alla Biblioteca Nazionale, dove tutti i giornali sono obbligati a depositare i loro giornali, ma è sparito dalla rete. Queste pagine nella Padania non ci stanno più. Allora, questa è la tipica cosa che secondo me va detta per rompere un pochino. L'altra cosa è i dubbi. Allora, i dubbi, vorremmo preparare dei volantini A5 formato A5, vuol dire mezzo formato A4, da dare alle persone, con un titolo tipo pubblicitario o qualcosa del genere: Berlusconi avvelena la tua vita, digli di smettere. E poi una cosa piccola, vi faccio un esempio, poi vanno riscritti bene in modo che siano chiari, ma affideresti tua figlia a un insegnante sapendo che è stato giudicato colpevole di pedofilia? E se il processo molto lungo fosse andato in prescrizione? E allora perché affidi l'Italia a Silvio Berlusconi, che è stato giudicato colpevole per reati molto più gravi e che riesce a non essere condannato solo con cavilli giudiziari e leggi ad hoc? E sotto la legge della Costituzione, cioè i cittadini sono uguali davanti alla legge, a cui si riferisce questa cosa. Oppure giocheresti
a un gioco in cui tu devi essere onesto e gli altri sono bari, bene, allora non pretendere che tuo figlio metta su un'impresa senza poter essere un baro, perché per la legge del falso il bilancio gli altri sono dei bari, quindi o fallisce o è baro pure lui, cose del genere. Oppure l'ultima cosa, leggere delle cose di persone messe in posti di potere da Silvio Berlusconi, per esempio il vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che dichiara in intervista: l'identità italiana non è solo genericamente cattolica, ma si definisce in funzione del papato. La vocazione dell'Italia non è solo ospitare il papato, ma servirlo, permettere al papato di svolgere il suo ruolo universale. L'Italia è se stessa quando serve la Chiesa, l'Italia tradisce la propria identità quando rifiuta la Chiesa. Questo è un discorso che riguarda la Chiesa ed è delicato, ma è il vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Allora, cose del genere. Grazie Carlo.